Carlo Esposito, presidente dell'associazione Sviluppo Area Porto. La sua associazione insieme ad altri cittadini hanno deciso di rivalutare questo monumento. Siamo alle spalle dello storico sito delle 100 fontane, aderendo ad un concorso della FAI. L'idea è quella di promuovere appunto un concorso della FAI che prevede un finanziamento di 20.000 euro per un monumento, in questo caso le 100 fontane, e per contribuire al suo rilancio e alla sua ristrutturazione. Questo sito è molto di interesse di molti, infatti non a caso anche i ragazzi degli Ultras hanno fatto un notevole intervento senza dire niente, però è stato molto gradito da tutti, e quindi significa che questo sito può e deve essere rivalutato. Quindi l'invito è quello di firmare e aderire per quanto riguarda questo concorso. Indicheremo poi dei punti di raccolta firma per facilitare anche la partecipazione dei cittadini. Quindi alla base di questo concorso c'è una petizione, ma quante firme bisogna raggiungere per riuscire ad ottenere poi questo finanziamento? Allora, il concorso scade a metà dicembre, attualmente il primo in classifica sta a 7.000 e passa voti, quindi noi dovremmo superare almeno i 10.000 per avere un po' di distacco e avere un po' delle certezze. Poi in corso d'opera vediamo se l'altro sito si impegna a raccogliere più firme e dovremmo muoverci di conseguenza. Però Torre Greca è una cittadina di 90.000 abitanti, 10.000 voti, per quanto sia un'impresa, penso che si possano raccogliere. Come si fa a firmare? Si può firmare sicuramente su carta, adesso faremo dei punti di raccolta firma, e poi si può fare anche online, un voto diretto. Chiaramente non tutti sono pratici sull'uso dei mezzi informatici, quindi la cosa più semplice è raccogliere le firme presso i punti di raccolta. Sicuramente su Corso Garibaldi ci sono vari punti, ci sono bar, ristoranti che hanno a disposizione questi moduli per la raccolta di firme. Con questo finanziamento sarà possibile ristrutturare e quindi rivalutare, dare più decoro all'area, ma ripristinare anche la funzionalità delle storiche fontane? Allora, 20.000 euro sono proprio una goccia nell'acqua, però comunque ci sono anche altri interessi. C'è la Gori che ha espresso interesse a rivalutare la zona, adesso siamo in trattativa per capire come e quando, e quindi l'amministrazione sicuramente sarà investita per vedere come muoversi su questo progetto, però io sono molto fiducioso e convinto che ci riusciamo. Quindi un appello ai cittadini a votare per questo sito. Per forza, senza il consenso dei cittadini non arriviamo da nessuna parte, quindi c'è bisogno e necessario il contributo dei cittadini. Immediato l'interesse dell'amministrazione comunale. Questa mattina, come documentano le immagini, è già arrivata la firma del sindaco Giovanni Palomba, del vice sindaco Michele Borriello e del consigliere comunale Michele Langella. Io ho messo la firma per recuperare quelli che sono luoghi storici delle città e in particolar modo quello che sta portando avanti i luoghi del cuore, per noi sono le 100 fontane. Quindi ci sono i moduli che hanno tante associazioni, tante realtà per firmare, per far sì che possiamo recuperare tramite il Fondo Ambiente Italiano, in collaborazione con l'Intesa San Paolo, tanti luoghi storici e per quanto riguarda Torre del Greco, le 100 fontane.